Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale, in questo nuovo episodio delle top app Android che vi ricordo verrà caricato uno ogni settimana sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un'applicazione molto molto interessante e molto bella dal punto di vista della personalizzazione, quindi parliamo di cambiamenti grafici su Android. Vi faccio vedere Pixel for Super, che è un applicativo che si va ad aggiungere a Super Widget, quindi è un plugin di Super Widget che vi consiglio, anzi siete obbligati ad installare prima di scaricare e installare questa applicazione per poterla utilizzare. In questa app vi vengono proposti dei wallpaper da parte di Alessio Macchitella, che è uno sviluppatore italiano che fa degli ottimi lavori anche dal punto di vista di questi wallpaper davvero fantastici in material design e in stile Google, che a me piacciono tantissimo, ovviamente va a gusti, ma sono oggettivamente molto belli. Poi possiamo andare ad impostare dei widget. Ci sono vari widget, esattamente sono 56, che potete andare ad impostare grazie a Super Widget. Come si fa ad impostare questi widget che vedete qui? Io ho impostato questo molto semplice, e questo invece serve per andare ad attivare, a swipare verso l'alto le applicazioni e andare a chiudere lo schermo, metterlo in standby, oltre che attivare anche Google e la ricerca vocale. Dovete andare a premere su un... Abbiamo una nuova pagina, in questo caso. Tenete premuto sul vostro launcher, in questo caso Nova Launcher, mi sembra scontato che dovete averlo installato. Andate nei widget, in fondo trovate Super Widget Pro. Metterete un 4x2, io vi consiglio sempre, o anche un 4x3 o un 4x4. A questo punto, una volta che viene caricata il widget, ci cliccate di sopra e andate a selezionare un plugin di quelli che vi offre appunto Pixel. Ecco qua Pixel, quello prodotto da Alessio, e qui trovate tutti i plugin che potete installare, potete provare. Ad esempio, ne prendiamo uno a caso, ce ne sono davvero di tutti i gusti, per tutti i generi, da quello che va a riferirsi alla ricerca vocale di Google, quello che vi permette, come in questo caso, nel mio caso, di bloccare lo schermo, varie informazioni sul meteo, sull'orario, sul calendario, sulla durata della batteria, eccetera, eccetera, sul calendario, sull'agenda. Ce ne sono davvero di tutti i gusti, di tutti i colori, di tutti i tipi. Anche questo qua molto molto articolato come una barra laterale che resta sul vostro smartphone. Potete utilizzarli quelli che volete. Ad esempio, vado a scegliere questo qui e andate ad impostarlo come volete. Potete modificare ovviamente la posizione della località meteo che andate a inserire, le impostazioni generali. Queste sono impostazioni che vi offre ovviamente Super Widget. Modificare l'aspetto, quindi decidere di mettere altre icone, altre funzioni, aumentare anche la dimensione, facendo attenzione che resta, diciamo, dentro le dimensioni imposte dal widget. Ovviamente questo è troppo piccolo, ma facendo le dovute modifiche, impostandolo ad esempio come in questo caso a tutto schermo e poi andando a aumentare la dimensione, che è consigliata è sempre 100, ma se vi entra potete anche metterlo più in alto, e vi viene fuori una schermata di questo genere, con la carica della batteria e il vostro nome che potete modificare dalle impostazioni di Zuber, e anche la ricerca vocale di Google. Qui ci sono anche dei scorciatoie rapide, quindi quella del telefono, dei messaggi, della fotocamera e del browser Chrome. E qui invece potete andare ad attivare le vostre applicazioni, il vostro drawer. Ovviamente avete tante impostazioni a disposizione, è davvero molto molto bello. Sono tutti in stile material design, come avete visto, davvero eccezionale. Mi piacciono molto anche come sono fatti a livello grafico, nei dettagli e nella varietà di quello che possiamo, di quello che possiamo selezionare. Ad esempio, anche questa barra carina che potete andare a sostituire completamente alla status bar, metterla magari più in alto, come appunto per sostituire l'orologio, il calendario e tutte le altre notifiche, come ho fatto io in questo caso, perché non ho, come vedete, la status bar. Ho preferito avere tutto pulito, non ho neanche la dock, mi basta solamente questa scritta, diciamo, per abbellire il tutto, con l'orario, e qui per andare a selezionare le mie applicazioni. Potete sbizzarrirvi in tutti i modi. Vi consiglio, per utilizzare questo plugin, ovvero Pixel for Super, di andare a impostare, e ve lo consiglio anche Alessio nelle informazioni dell'app. Vi consiglio di andare a impostare immagini, intanto nessuno, sia nell'altezza che nella larghezza, e di impostare una griglia schermata home 10x5. È consigliato anche dallo sviluppatore per godere al meglio
dell'esperienza utente con questi widget. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se volete provare questa applicazione, la trovate tranquillamente sul Play Store ad un prezzo irrisorio. La consiglio a tutti quanti amino la personalizzazione su Android. Davvero gli effetti sono spettacolari, nessun'altra app vi dà questo tipo di esperienza utente a livello grafico di Google e di Material Design. Questo video finisce qui, un saluto, ci sentiamo alla prossima, al prossimo episodio di Top App Android. Da Emanuele è tutto, ciao!